Amiche e amici, benvenuti da primo all'arrivo. Giro d'Italia 102, nona tappa, Riccione San Marino, 35 km. Cosa è successo oggi? Scopriamolo! Oh, finalmente spettacolo! Che spettacolo, veramente grande spettacolo oggi nella prova contro il tempo, che è stato anche il primo vero scontro tra i big della classifica generale. C'era stata anche la cronometro di San Luca, consideriamolo un antipasto, ecco. E questo spettacolo è curioso che non sia avvenuto sulle montagne, per cui manca ancora qualche giorno, però è avvenuto invece sul terreno insidioso di una cronometro che, lo dicevamo ieri, avrebbe dovuto innanzitutto definire gli stacchi con cui gli uomini di classifica generale approcceranno le montagne tanto attese, e poi la prova a cronometro di oggi avrebbe dovuto darci anche importanti indicazioni sullo stato di forma dei papabili al successo finale. Tra conferme, smentite, qualche sorpresa, su tutti questi aspetti adesso arriveremo. Il primo dato che emerge dalla cronometro di San Marino è quello spettacolo con cui ho aperto il nostro podcast di giornata. A me fa sorridere, sinceramente, che dopo 9 tappe di Giro d'Italia lo spettacolo più bello sia arrivato proprio dalle prove a cronometro. E mi fa sorridere perché, se mi conoscete, qualcuno tra di voi mi conosce, ecco, sapete che sono appassionato anche di altri sport, tra cui gli sport invernali, dove è molto in voga, specialmente nel tanto vituperato sci di fondo, è in voga la discussione sui format di gara, ma ormai da tanto tempo. Io cerco di prendere la digressione il più breve possibile, specialmente se non seguite quel contesto. Dovete sapere che da tanto tempo ormai ha trovato definizione, si è concluso un processo di cambiamento, un processo di trasformazione. Trasformazione di uno sport che viveva di tante partenze a intervalli, cioè prove come la cronometro del ciclismo, in cui gli atleti partono una alla volta, si prendono gli intermedi e poi si fa progressivamente la classifica dei tempi finali. Per esigenze di modernità, per esigenze televisive, per motivi che non sto qui a dire, questi format hanno nel tempo ceduto il passo alle partenze di gruppo, alle mass start. Si parte tutti assieme, chi arriva per primo vince, molto semplice. E la cosa ha destato tante critiche tra gli appassionati, tra i puristi della disciplina, che hanno imputato a questi nuovi format, appunto alle mass start, nuovi, diciamo più numerosi adesso, hanno imputato a questi format di aver sortito l'effetto contrario, cioè invece di creare spettacolo ne hanno tolto. E ciò è accaduto per motivi diversi, perché le partenze di gruppo sono condizionate da troppo tatticismo, da troppi blocchi, amenità simili. Io non vado a fondo della questione, che è molto più complessa di come ho provato a esporla. Dico solo che nel ciclismo la prospettiva dovrebbe essere capovolta. Chi vorrebbe più cronometro a scapito delle prove in linea? Nessuno. Quando si ragiona sulle cronometro, solitamente si parla delle cronometro dei grandi giri, si parla della loro forma, della lunghezza che dovrebbero avere, tutto ciò nell'ottica del miglior condizionamento possibile dell'andamento del tour, del giro, piuttosto che della vuelta. Però ecco, visto che si sono sollevate tante voci deluse su questa prima parte di Giro d'Italia, io resto veramente incuriosito del fatto che tanto spettacolo, che lo spettacolo più bello, come ho detto in apertura, sia stato offerto in questo giro proprio dalle prove contro il tempo. E quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo mettere 9 cronometro nelle prime 9 tappe? Certo che no. Dobbiamo piuttosto prendere atto di un dato che può apparire banale. Le sfide che noi vogliamo vedere nei grandi giri sono le sfide tra i big, sono le sfide per la classifica generale. Le cronometro sono state le due tappe più avvincenti in questo giro, perché di fatto sono state le uniche che hanno messo i big contro. E senza voler ricoprire di critiche il povero Vegni, cui ne ho riservate sin troppo in passato, ma che al giro va dato atto, sta facendo un ottimo lavoro. Noi dobbiamo prendere tutto quello che questa prima parte di giro ci ha offerto, capire cosa ci è piaciuto e capire che cosa ci ha lasciato scontenti. Capire cosa vogliamo realmente vedere in un grande giro, in modo tale da poter continuare questo percorso di miglioramento del Giro d'Italia, che da qualche anno sta procedendo sulla giusta strada e che non va assolutamente disperso, perché il giro è un patrimonio del ciclismo, non soltanto di quello italiano. Avevo detto ieri che questa prova con la cronometro di San Luca ci azzeccava poco. Due elementi di comunanza a ben vedere c'erano. Entrambe le prove presentavano la combinazione tra il tratto in piano nella prima parte e la salita nella seconda, e la suddivisione era analoga: primi due terzi di tracciato in piano in ambedue le prove, ultimo terzo giù di lì in salita fino al finale. La grande differenza stava nella lunghezza e nello sforzo. I 12 minuti e 54 secondi con cui Roglic vinceva la cronometro di San Luca servivano qui a malapena ad arrivare al primo intermedio.
oggi 35 chilometri, costituivano uno sforzo di 50 minuti abbondante e quindi sapevamo evidentemente sin dalla partenza che avremmo assistito a ben altro scenario. Partono in 163, non ha preso il via Orsini della Bardiani che si è ritirato per un guaio fisico, partono in condizioni atmosferiche instabili, le previsioni davano pioggia, l'avevano data anche al San Luca, la prima tappa di questo giro, a dire la verità, lì spaventò tutti l'acqua, ma poi finirono tutti asciutti. Oggi invece la pioggia, attenzione, è stata una grande protagonista di giornata. Io vi evito una grossa cronaca oggi, il primo tempo veramente molto interessante tra velocisti, gregari, gente che era poco interessata, pochi specialisti, specialisti che sapevano di essere tagliati fuori dall'erta finale. Ecco, il primo tempo molto interessante è quello che poi avrebbe fissato l'asticella per la vittoria di tappa, è stato quello di Viktor Kampenaerts, il belga della Lotto Soudal, con la maglia di campione europeo indosso, campione europeo di specialità evidentemente, bronzo mondiale in carica, fresco recordman dell'ora, e ha beneficiato di una partenza asciutta nelle primissime battute, con condizioni che poi per lui sono peggiorate, ma non si sono rese impossibili, specialmente se considerato quanto avrebbe riservato il meteo più avanti. E nonostante un incidente meccanico nel tratto in salita, a cui si somma l'ulteriore perdita di tempo, perché la bici di ricambio passatagli quando è stato costretto a cambiare mezzo, aveva innestato un rapporto troppo duro, servita peraltro la spinta di un tifoso per fargli prendere slancio. Diciamo, nonostante tutte queste noie, che gli sono costate una ventina di secondi, Viktor Kampenaerts fissa un tempo interessante, 52 minuti e 3 secondi. Dopo l'arrivo di Kampenaerts aumenta la precipitazione piovosa, cosa che chiaramente avrebbe rappresentato un grosso strumento di difesa per il tempo del belga. Allo stesso tempo va detto che i big partivano a intervalli regolari oggi in base alle posizioni che ricoprivano nella classifica generale e quindi avrebbero trovato tutti una certa uniformità nelle condizioni meteorologiche, quindi anche nelle condizioni del tracciato. Il primo a far segnare buonissimi tempi nelle parti in piano è stato Bob Jungels, lussemburghese la De Keuning, che poi comunque avrebbe pagato lo sforzo in salita, almeno sui concorrenti per la classifica generale. Primo big che dimostra di avere un buon passo invece è Vincenzo Nibali. Due buonissimi intermedi nei tratti in piano, che lo proiettavano già nelle prime tre posizioni provvisorie. Perché? Perché prime tre? Perché al tempo di Kampenaerts si era avvicinato Mollema, Bauke Mollema, una delle sorprese di giornata, con un'ottima crono, condita da una scalata veramente eccellente. L'olandese della Trek recupera alla fine 11 secondi in salita allo stesso Nibali. Nibali che piazza comunque un terzo posto provvisorio, segno di una grande condizione e della solida capacità di gestione dello sforzo. Nel frattempo Nibali aveva recuperato Miguel Angel Lopez. Lopez era già indietro al primo intermedio, frenato dopo da una foratura e poi assolutamente alla deriva. Allora, si sapeva che a crono ne avesse meno rispetto agli altri, però io onestamente non mi sarei mai aspettato una prova così negativa. Avrei immaginato un distacco contenuto nei due minuti e mezzo massimo, invece proprio imbarcata clamorosa per il colombiano. Chi invece non sarebbe stato pronosticato da nessuno così in difficoltà, contemporaneamente sul tracciato, insieme a Nibali e Lopez, è Simon Yates. Yates che appariva molto teso prima della partenza, ha raggiunto il punto di start anche forse con troppo anticipo, data la pioggia che cadeva copiosa. Yates, che di fatto non ha fatto bene neppure un metro di questo cronometro, ha perso sempre progressivamente, sin dall'inizio, sin dal primo intermedio, è apparso rinunciatario, è apparso imballato anche nel body language. Io quindi avevo immaginato un'influenza, ma in realtà Yates ha rilasciato delle dichiarazioni nel dopotappa in cui di fatto ha parlato di blocked legs, ha parlato di gambe bloccate nella giornata di oggi, potrebbe aver contribuito anche il freddo, ma di fatto pare che non esistano condizioni patologiche per lui, e quindi controprestazione che deve essere presa e deve essere trattata come tale. Ecco, mentre si assisteva al naufragio di Yates, Primoz Roglic dimostrava altra solidità. Favorito di giornata, strafavorito di giornata, è stato tenuto dietro da Kampenaerts in piano, un po' per passo, un po' per condizioni migliori trovate dal belga nel tratto in piano, ma in salita poi ha liberato i propri cavalli facendo segnare il miglior tempo di scalata, chiudendo 11 secondi meglio rispetto a Viktor Kampenaerts, vincendo la seconda tappa in questo Giro d'Italia. La seconda tappa a cronometro mi ricordava Alberto Vigonesi, che saluto, che Primoz Roglic è il primo a vincere due cronometri nello stesso Giro d'Italia da 19 anni, l'ultimo era stato Rusca. Kampenaerts chiude secondo, ovviamente si mangia le mani per i secondi persi per via di quell'incidente di cui dicevo in precedenza. Terzo è arrivato Mollema, quarto appunto Vincenzo Nibali a 1 minuto e 0,5 da Roglic, quinto è arrivato Tanel Kangert, sesto Chad Haga, che si era piazzato in seconda posizione provvisoria prima che arrivassero i big proprio dietro Kampenaerts,
settimo Bobby Jungels, ottavo Hugh Carty, quindi due uomini F-Drapac tra i primi otto. Non è la prima volta che lo vediamo in questa stagione, dove sono stati evidenti i miglioramenti della F-Drapac a cronometro. Nono Pello Bilbao, uno che era avanti nella classifica generale, che era uno dei coinvolti in quella fuga che poi avrebbe vinto l'altro giorno. Decimo e secondo degli italiani, il bravo Mattia Cattaneo dell'Androni Giocattoli ha chiuso a 1 minuto e 52. Da segnalare, l'undicesimo posto di Carapaz, col terzo miglior tempo di scalata, Carapaz che di fatto si prende i galloni di capitano in casa Movistar, dato il naufragio di Landa che ha chiuso a oltre 3 minuti. Zakarin, 1 minuto e 56, limita i danni, molto bravo nonostante sia veramente bruttino da vedere a cronometro, però ha fatto un tempo migliore di tanti altri. Migliore di Maika, ma di poco, per il polacco 2 minuti e 04, Ben O'Connor della Dimension Data 2 minuti e 23, Formolo 2 minuti e 42, la coppia dell'Ineos Sivakov e Giovinca Narte è arrivata proprio vicinissima, 2.47 per il russo, 2.49 per il britannico, ho detto di Landa 3 minuti e 03, ho detto di Simon Yates che chiude alla fine a 3 minuti e 11 secondi, 3 secondi davanti Chaves, mestamente a quasi 4 minuti, 3 primi e 45 secondi per Miguel Angel Lopez, preceduto anche da Sam Omen. Segnalo infine la difesa della maglia rosa di Valerio Conti, è un argomento che purtroppo rischia di passare per un argomento accessorio. Chiude a 3 minuti e 34, può ottenere la maglia almeno fino a giovedì, ma non credo comunque che il Montoso sia un ostacolo insuperabile, quindi addirittura potrà arrivare venerdì mattina ancora con la maglia rosa, poi dovrà lasciarla. Conti ha fatto un cronometro sotto un'acqua ancora più fitta, in condizioni terribili veramente. Ora comanda in classifica generale con 1 minuto e 50 secondi su Roglic, 2.21 su Peters, nuova maglia bianca, 2 minuti e 33 su Rocas. Perché Peters nuova maglia bianca? Perché il povero Carboni è naufragato in mezzo alla pioggia. Io non vi snocciolo tutta la classifica generale, ma siccome questa cromo doveva servire a creare i distacchi tra i big, vi do i distacchi tra i big, vedete quanto sono bravo? Allora, il più vicino a Roglic è Nibali a 1 minuto e 44, Mollema che è stato bravissimo oggi 1 minuto e 55, Jungels 2 primi e 18 secondi, poi abbiamo la coppia della Bora, Formolo e Maika 2 minuti e 52 e 2 minuti e 53, quindi ancora sono lì e sono preceduti, lo devo segnalare, da Hugh Carty che ha 2 primi e 46 secondi, poi abbiamo Carapaz a 3 e 16, Zakarin a 3.32, gli stacchi cominciano a farsi veramente sensibili. Yates nella generale è addirittura a 3 minuti e 46 adesso, precede Kangert a 4.01, Sivakov a 4.11, Miguel Angel Lopez 4 minuti e mezzo per il colombiano, addirittura Landa a ridosso dei 5 minuti, 4 primi e 52 secondi per il basco. Questi sono i distacchi dei big della classifica generale. Morale della favola, il Giro d'Italia ha un padrone. E dov'è la novità, mi direte voi, caro primo? Si sapeva, lo so che si sapeva. Si sapeva che Primoz Roglic detenesse le chiavi di questo Giro d'Italia. E dopo la crono di oggi, quelle chiavi le ha proprio saldamente in pugno. Beh, però ragazzi, novità ce ne sono. Ce ne sono perché è vero che Roglic approccia le montagne con tanto vantaggio sulla concorrenza. Però la concorrenza si chiama innanzitutto Vincenzo Nibali ed è una concorrenza viva e vegeta. E al netto del distacco fisiologicamente accumulato sul terreno favorito dal rivale, qualcuno pensava addirittura che Nibali potesse chiudere questa prova anche con più distacco. Nibali dimostra di avere una gamba eccellente, teniamolo d'occhio perché avendo dimostrato in passato di avere fondo e tenacia altrettanto eccellenti, sarà una grande sfida e io direi di prepararci. Altra novità, dicevate che non ce n'erano, ce ne sono, si è creato lo schema che volevamo. Tanto distacco non soltanto tra Roglic e Nibali, separati adesso da 1 minuto e 44 nella generale, ma tanto distacco tra Roglic e due signorini che si chiamano Simon Yates e Miguel Angel Lopez. Erano i quattro big della classifica generale dopo la defezione di Tom Dumoulin. Beh, questi due signorini nella cronometro di oggi sono andati veramente molto male e adesso ridiamo. Ridiamo perché, ripeto, si trovano a 3.46 Yates e 4.29 Lopez. Yates è un attaccante, un grande attaccante, lo sappiamo, lo conosciamo, non dobbiamo scoprire nulla. Adesso se quelle blocked legs riesce a sbloccarle, beh, dovrà attaccare e dovrà farlo da molto lontano. Lopez invece attaccante non è. Ma adesso ha uno svantaggio tale da non consentirgli di correre sulle ruote di chi che sia. Non potrà accontentarsi di nulla, perché nulla ha in mano. E a questi eventuali attacchi che i due dovranno portare se vorranno dare significato adesso